Quindi l'argomento di questo webinar è il Connect to Value. Partiremo con una breve introduzione, concetto di quali sono le sfide di questo tour di macchina degli end user nell'era dell'industria 4.0 e della trasformazione digitale, e quindi l'importanza di gestire e trasformare i dati in informazioni di valore per massimizzare il business. Vedremo i vantaggi dell'architettura IO-Link, quindi a livello di campo con la parte sensoristica, dell'utilità di adottare un IoT Gateway per la comunità delle macchine e dei vantaggi di poter collegarsi alle macchine in teleassistenza, oggi più che mai fondamentale, visto il periodo in cui stiamo, diciamo, vivendo. Prima di tutto, che cosa si intende per Connect to Value? Sono sostanzialmente le nostre tecnologie e le soluzioni di connettività per il controllo di macchine ed impianti in ottica 4.0 e Industrial Internet of Things. In questo contesto, non ci riferiamo alle sole tecnologie, ma anche a tutto il nostro team di specialisti, nella connettività. Quindi in termini di soluzioni ci riferiamo a livello, per quanto riguarda la connettività, a livello di campo con i sensori, nella fattispecie con il protocollo IO-Link che poi vedremo, il livello di controllo, quindi con i PLC compatti modulari FP0H, FP7, con i loro protocolli diciamo, standard, RTP, Modbus, TCP. Per poi, diciamo, il cuore del nostro sistema degli IoT Gateway FP4C, che poi è l'oggetto di questo webinar, e le soluzioni interfaccia uomo-macchina, in quanto anche loro sono diciamo, dispositivi da gateway che fanno diciamo, da ponte tra la raccolta di dati lato macchina, quindi campo, e per poi portare verso diciamo, i sistemi IT. Attraverso come i protocolli standard, l'OPSUA, MQTT e Modbus. Per quanto riguarda l'OPSUA e l'MQTT, ne parleremo poi in seguito. Infine, il Corvina Cloud, che praticamente è il nostro sistema VPN per la telesistenza, quindi il servizio di accesso remoto alle macchine. Partiamo con un brevissimo preambolo di quali sono le finalità del paradigma Industria 4.0. Quindi le sfide che accomuna il costruttore di macchine e gli end user. E, ovviamente non andremo nell'accademico, semplicemente qualche concetto per introdurre un po' ecco, le soluzioni che andremo poi a vedere. Quindi da parte degli UEMI, diciamo, le sfide è quello di andare a realizzare macchine smart. Cosa significa? Smart, quindi dotate di dispositivi intelligenti, che generano informazioni, macchine di facile integrazione che possono integrarsi anche con altre macchine e interconnesse con i sistemi di fabbrica, quindi con il mondo IT. La finalità chiaramente è quella di aumentare la produttività, ridurre le inefficienze e prevenire i fermi macchina e aumentare la competitività intesa sia come processi interni che nel miglioramento del prodotto. Come si possono raggiungere questi obiettivi? La chiave è di raccogliere i dati da più dispositivi intelligenti presenti nelle linee produttive, quindi da PLC, per esempio, sensori, da meters, dispositivi di termografia o qualsiasi dispositivo che può, portare informazioni utili. Ho sentito, c'è qualche domanda? Scusate, quindi praticamente trasformare dati in informazioni utili perché hai il compito di prendere le decisioni e quindi di trasformarle in valore. Quindi l'importante è prelevare questi dati e trasformarli in valore, che sono praticamente informazioni che poi vanno ai decision maker che devono prendere diciamo, le decisioni. Qui sostanzialmente la vera differenza è conoscere i dati in tempo reale e questo diventa un vantaggio. Chi gestisce i dati agisce sostanzialmente per prevenire, chi non li gestisce invece agisce per poi diciamo, rimediare. Quindi fare macchine 4.0, per intesi, non è sufficiente utilizzare i servizi di telemanutenzione, ma bensì
gestire i dati, trarre valore da questi dati, quindi creare un processo di raccolta, trasformazione e valorizzazione di dati. Quindi, che cos'è l'IO-Link? L'IO-Link è un'interfaccia standardizzata, definita a livello internazionale, quindi indipendente dal produttore, di comunicazione punto-a-punto, seriale per lo scambio bidirezionale di dati tra i sensori e o attuatori e un sistema di automazione. Con l'architettura IO-Link, i dati generati dai sensori a livello di campo vengono trasportati ai livelli superiori, ad un livello intermedio chiamato Edge Device, che possono essere dei pannelli operatori evoluti, dei PC o anche diciamo, gli stessi PLC in abbinamento con degli IoT Gateway. E per quanto riguarda i livelli superiori intendiamo quindi i livelli di IT, quindi MES, ERP. E nella sostanza è quello di andare a realizzare l'integrazione verticale o la convergenza OT/IT di fabbrica, quindi portare i dati dal campo al cloud. Questa slide, vedete, naturalmente il concetto espresso precedentemente in forma un po' più grafica, dove la parte di campo è rappresentata dai sensori, quindi dai nostri sensori che parliamo di fibre, parliamo di telemetri e che attraverso praticamente un IO-Link Master, quindi questa cosa qui è una ciabatta IP67, possono mandare i dati quindi verso i PLC oppure direttamente verso dispositivi Edge, quindi che possono essere per esempio dei PC o diciamo, dispositivi evoluti che fanno sostanzialmente un'elaborazione di dati in tempo reale e un filtraggio di quest'ultimo prima di inviarli praticamente nel cloud. Ora andiamo a vedere quali sono i principali vantaggi per il costruttore di macchina. Prima di tutto la semplicità. Perché? Perché per le connessioni IO-Link si va a utilizzare un cavo standard a tre fili non schermato con i classici connettori M8-M12. Il dato è in digitale, quindi è immune alle interferenze esterne, quindi è un segnale sostanzialmente pulito. La connettività soprattutto, intesa come la possibilità di fare la configurazione o la modifica dei parametri del nostro sensore in campo direttamente dal programma PLC. Ho anche più informazioni che oltre ai valori di processo, intese come sostanzialmente la mia misura, vengono anche scambiate ulteriori informazioni che sono i dati di servizio o meglio service data. Quali sono i service data? Sono per esempio impostazioni del sensore, quindi i parametri del sensore, dati di diagnostica, vado ad identificare la versione del firmware, dell'hardware, oppure praticamente il tempo operativo di cui praticamente il sensore è attivo. Un altro aspetto è la compatibilità con la maggior parte dei bus di campo. Cosa vuol dire? Che insomma, sono presenti dei diciamo, ciabatte IO-Link Master che trasformano praticamente i dati da protocollo IO-Link a Ethernet NTP, Modbus o piuttosto che OPC-UA. Quindi praticamente è facilmente compatibile con qualsiasi bus di campo. Un altro aspetto importante è la manutenzione. Intesa come la possibilità di avere delle informazioni di diagnostica, e questo è molto importante, per esempio, poi se si va a attuare quindi politiche di manutenzione predittiva, ad esempio, ma un altro vantaggio importante è la possibilità di andare a sostituire un dispositivo guasto un dispositivo equivalente nuovo senza la necessità di configurarlo nuovamente.
Questo, diciamo, è un ulteriore elemento, diciamo, fondamentale, di interesse per la parte IO-Link. Quindi, per, diciamo, riassumere quali sono i reali vantaggi, per il costo di macchina, innanzitutto la riduzione dei costi della macchina, determinata dalla riduzione del cablaggio, dalla dimensione del quadro elettrico e dalla riduzione dei tempi ed errori di cablaggio, ovviamente utilizzando dei cavi standard, ho meno possibilità di commettere, diciamo, errori. Altri vantaggi, sono una migliore efficienza della macchina, e ovviamente la configurazione dinamica, da programma PLC agevola, in caso, quindi diventa praticamente utile nelle applicazioni dove sono programmati dei fermolinea per la regolazione manuale dei sensori. I dispositivi IO-Link possono essere anche posizionati direttamente sulla macchina, in quanto non devono essere accessibili all'operatore per la parametrizzazione, quindi anche questo, diciamo, è un ulteriore vantaggio. E una riduzione dei tempi di manutenzione in caso di guasto di fermi macchina. Quindi, per quanto riguarda l'end user, non serve un tecnico esperto per cambiare il sensore guasto, perché basta semplicemente inserirlo nella rete e si autoconfigura. E poi la possibilità di raccogliere tutte queste informazioni dal campo e trasferire i dati direttamente eventualmente nel cloud oppure ai dispositivi intermedi, quali possono essere gli edge oppure i PLC. Vediamo quali sono le soluzioni Panasonic ambito IO-Link. Lato sensore abbiamo l'HGC, che è un laser di misura, sensore di pressione, e la fibra e le barriere. Come master IO-Link, noi abbiamo, praticamente gestiamo i protocolli Ethernet IP e Modbus, per andare praticamente a dialogare con i nostri PLC. Lato controllo, appunto, possiamo aggiungere un dispositivo di un IoT Gateway che permette, attraverso i protocolli MQTT o PCUA oppure attraverso, diciamo, il linguaggio SQL, di trasferire tutte le informazioni praticamente dal campo, in caso di dovessero essere elaborate anche quindi dalla parte PLC, direttamente sui sistemi, diciamo, IT. Lato protocolli, come anticipavo in precedenza, lato Panasonic, per creare, diciamo, il pacchetto, la configurazione che i nostri, diciamo, dispositivi, noi gestiamo il protocollo Modbus, TCP, quindi client server, Profinet, Ethernet IP, con i nostri PLC FP0H ed FP7. Sono PLC, diciamo, compatti e PLC modulare. Tutto questo, a corredo abbiamo una libreria, una function block, sviluppata appositamente per, diciamo, gestire in modo flessibile l'applicazione, quindi il progetto lato PLC. Quindi una soluzione essenzialmente pronta all'uso. Ora andiamo a vedere il cuore della nostra soluzione di connettività, l'IoT Gateway, appunto l'oggetto di questo webinar. Innanzitutto, lo scopo dell'IoT Gateway è di fare arrivare il valore del dato dalla macchina a dove serve e quindi portare i dati esattamente dal campo all'infrastruttura IT e software dell'azienda in cui i dati vengono processati, quindi analizzati, allo scopo di trarne valore per creare i nuovi modelli di business. Quali sono le finalità principali del nostro IoT Gateway? In ambito di teleassistenza, quindi essenzialmente l'accesso remoto a impianti e macchine, di telecontrollo, utilizzando quindi il protocollo standard specifico, di data management, quindi la classica funzione data logging, all'accesso dei dati tramite SQL, oppure di scambio di dati con i protocolli standard OPCUA ed MQTT. E poi la sicurezza, intesa che tutte le funzioni sono gestite attraverso delle comunicazioni sicure con crittografia e processi di autentificazione con gli utenti e password. Analizziamo ora in breve le peculiarità del nostro IoT Gateway.
Innanzitutto è un dispositivo molto compatto, quindi di facile integrazione anche su macchine esistenti. Pensate che è grande come un pacchetto di sigarette, per intenderci. Dal punto di vista delle, diciamo, risorse hardware e firmware, ha le stesse risorse di un pannello operatore, quindi un sistema Linux, un processore Arm Cortex A7, una memoria di 2,4 giga e l'orologio calendario. Come si configura? Si configura con qualsiasi internet browser, quindi con Firefox, Safari, Chrome, e solo per alcune funzionalità si utilizza il configuratore HMWin, che è essenzialmente il tool per andare a programmare i nostri pannelli operatori serie HM. È un tool gratuito, quindi è un costo zero per il cliente. Ora vediamo come si integra con dispositivi di campo. L'IoT Gateway si integra con i protocolli proprietari Panasonic, quindi in questo caso il MUTICO 7, e col protocollo Modbus. Modbus è inteso come RTU oppure TCP. Come accennavo prima, viene anche utilizzato, può essere anche impiegato in ambito telecontrollo, in quanto è supportato il protocollo IC60070, che è un protocollo specifico in ambito telecontrollo. Invece, come si integra con l'infrastruttura IT, quindi con il supporto del linguaggio SQL, quindi la possibilità di scambiare dati in lettura e scrittura con i database relazionali mediante, diciamo, dei costrutti, quindi con delle query. Qui vedete, diciamo, quali sono i database supportati, sono sostanzialmente i principali. E per, diciamo, anche in questo caso, per semplificare il lavoro all'utente che programma la parte PLC, forniamo una libreria, una function block dedicata. Per quanto riguarda i protocolli, mentre, diciamo, per utilizzare per scambiare i dati verso i sistemi IT, quindi l'OPCUA e l'MQTT, anche in questo caso i dati vengono scambiati in totale sicurezza con una comunicazione criptata utilizzando la crittografia SSL OTLS. Ora vediamo una differenza dei protocolli OPCUA e MQTT senza entrare nello specifico tecnico, ma giusto per mettere in evidenza le due filosofie. OPCUA, che probabilmente è il protocollo più conosciuto, è un protocollo strutturalmente definito dall'OPC Foundation, quindi risponde a uno standard IEC 62541 e si basa su una classica architettura client-server. Cosa significa? Che praticamente il client, per raccogliere i dati dal server, deve continuamente fare un'integrazione cosiddetta di polling, quindi continua a richiedere praticamente i dati. Questa è una soluzione, come vedete nel, diciamo, riquadro, molto utile per scambiare i dati con i dispositivi di produttori diversi, quindi come per esempio come possono essere PLC, PC o software di supervisione e sistemi IT, quindi con i mesh fondamentalmente. D'altra parte invece l'MQTT, che probabilmente è un protocollo un po' meno noto, è un open source, quindi aperto, che si basa su un'architettura del tipo pubblica e sottoscrive. Sostanzialmente è un meccanismo, una logica per la gestione dei dati dal produttore al consumatore. Sostanzialmente un nodo pubblica il dato solo se ha cambiato il valore. Qui se ha cambiato perché è stato un evento. Questo, diciamo, è un protocollo molto utile che viene utilizzato per scambiare un'elevata quantità di dati con i server cloud oppure per realizzare architetture aziendali e Industrial Internet of Things, in cui tutte le risorse aziendali, quindi intese come il MES, l'ERP, le macchine, gli operatori, sono connessi e si scambiano praticamente i dati in tempo reale. Questo è la vera, diciamo, centralmente 4.0, in cui tutte le risorse all'interno di un'azienda si scambiano i dati in tempo reale. Ecco, qui vedete il concetto del protocollo di come funziona l'architettura MQTT, giusto per rendere l'idea di quello, diciamo, di quello che può fare e di come funziona. Qui, per esempio, abbiamo qui una stazione PLC
con per esempio il nostro PLC e l'IoT Gateway, e il quale pubblica il messaggio chiamato topic ad un server broker, dove praticamente è il cuore dell'infrastruttura. E questo ultimo si occupa di inviarlo a tutti quei nodi interessati a quel dato che si sono sottoscritti, come subscriber. È quindi una comunicazione ad evento, quindi un protocollo di messaggistica estremamente leggero che occupa poca banda. Qui vedete anche un altro esempio di architettura, magari che rende ancora di più l'idea. Qui, per esempio, ipotizziamo delle stazioni meteo, quindi in questo caso gestite dalla parte PLC, che pubblicano praticamente le varie, diciamo, temperature ad un broker, quindi ad un server, i quali andrà a ed inviarli solo a quei dispositivi che si sono sottoscritti. Ad esempio, se temperatura in Alaska è meno 5 e questo dispositivo ha chiesto di essere sempre aggiornato sulla temperatura dell'Alaska, quando questo praticamente lo invia, in modo immediato il broker lo invia direttamente a questo. Qui non è una logica tipo polling, ma proprio una logica pub sub, quindi dal produttore al consumatore essenzialmente. Ora vediamo qual è qualche esempio di applicazione reale in cui è possibile, è stato utilizzato il protocollo OPC UA. Prima di tutto, quali sono, diciamo, i dati che vengono tipicamente scambiati tra le macchine e i sistemi gestionali? Per esempio, ricette di lavorazione, quindi in questo caso il lotto di produzione, il numero di pezzi, gli articoli da produrre. I dati di produzione, di lavorazione, quindi i prezzi prodotti, i tempi di produzione. I dati di funzionamento e monitoraggio della macchina, questo è molto importante per fare, per esempio, politiche di manutenzione predittiva o informazioni sul controllo di qualità, quindi in caso di allarmi, di anomalie e anche di analisi dei consumi energetici. Ora passerei la parola al collega Gianangelo che vi illustrerà proprio dei casi reali in cui è stato possibile utilizzare il protocollo OPC UA. Allora, in questo primo esempio abbiamo realizzato praticamente la connessione tra 13 macchine. 13 macchine in uno stabilimento di produzione packaging alimentare. E inizialmente il cliente voleva interfacciarsi al server con un PC che facesse da nodo tra 13 macchine e server. E questo però gli aveva suscitato dei dubbi in quanto il PC, essendo comunque poco stabile e poco robusto, poteva creare grossi problemi. Allora, la nostra soluzione ha risolto questo problema della robustezza in quanto installando un A4C per ogni macchina si è creato la connessione direttamente al server appunto tra macchina e server, creando una situazione molto più stabile e industriale. In più c'è la possibilità, appunto, nel caso in cui un giorno uno si dovesse rompere, a fare il backup e in un attimo attraverso il pezzo di ricambio ripartire. Invece nel caso del PC tutto è molto più lungo, più dispendioso e soprattutto fermerebbe 13 macchine e un intero stabilimento. In questo caso sarebbe proprio un minimo rischio che dura poco tempo su una sola macchina. Ecco. Esempio seguente, invece, un altro nostro cliente che usava la produzione nel settore pelli utilizzava già un sistema stile sempre per Industria 4.0 di scambio dati col server, però sfruttava la creazione di file CSV col nostro PLC FP7. Ha sempre funzionato tutto quanto, però era abbastanza arcaica come soluzione, perché appunto il PLC deve creare questo file a fine giornata e appunto se veniva a mancare la corrente, certi dati venivano persi, perché il PLC non continua a scrivere il file, lo scrive solamente a fine giornata per non lavorare troppo sulla memoria. E quindi in più il server entrava tramite FTP per prelevare questo file e fare tutto l'aggiornamento a fine giornata, per
prima funzionava, ma adesso con le tempistiche che ci sono adesso, le soluzioni che ci sono adesso, era abbastanza obsoleta. Invece aggiungendo il nostro A4C e comunicando via OPC-UA anche su macchine esistenti, è stato facile e immediato interfacciarsi al server e scambiare dati di produzione e soprattutto di ricette, perché è il server che decide la ricetta di produzione, con il PLC FP7, snellendo completamente il sistema. Ok? Altro esempio, qui invece nel settore marmo, direttamente in cava, il nostro cliente prima utilizzava un PC con uno SCADA customizzato per realizzare la comunicazione con il server nella ditta dove poi veniva lavorato il marmo. Cioè, partendo dalla cava, i dati venivano trasmessi attraverso questo PC. Anche qui, peggio ancora del discorso packaging alimentare, la robustezza del PC era veramente ridotta all'osso, in quanto proprio si sta anche all'aperto e la macchina lavora direttamente in cava. In questo caso, togliendo completamente il PC e quindi anche l'occupazione di spazio e tutto il resto, si è messo l'OPC attraverso l'OPC-UA e il nostro A4C, si è snellito tutto, creando appunto la comunicazione diretta in tempo reale dei dati dalla cava alla ditta centrale. Poi, sempre per il discorso comunicazione OPC-UA e per generalizzare ancora di più la cosa, questo era settore di imbottigliamento etichettatura, dove una macchina composta da vari PLC anche di diverso brand doveva comunicare in OPC-UA. Qui invece si è sfruttato il protocollo Modbus TCP, che è generico, quindi non è uno standard panasonico o quant'altro, per far comunicare PLC di terze parti con il server centrale. Quindi abbiamo risolto il problema aggiungendo un solo componente che comunica attraverso il Modbus TCP con tutti i PLC presenti su questa linea, e invia i dati o scambia dati comunque con il server per dare la produzione, guasti o quant'altro, e ricevere dati per ricette e la produzione che deve essere fatta. Ecco qui un elenco degli esempi che abbiamo trattato fino ad ora, però vediamo che ogni settimana o comunque ogni mese salta fuori qualcosa di nuovo. Per esempio, macchine per lavanderie industriali, scambio sempre dati della produzione, applicatori automatici di etichetta, come si vede nell'esempio dopo il confezionamento, magazzini automatici per farmacie e ospedali, isole robotizzate per la saldatura, armadio per lo stoccaggio di attrezzature medicali, macchine tagliatubi per medicali. Quindi i settori sono sempre più svariati di questa applicazione. Ok, grazie. E ultimo esempio, che anche questo è molto significativo, è il discorso del conferimento dei rifiuti, dove ci sono queste isole ecologiche facilmente trasportabili che vengono installate anche nei parcheggi. E anche qui c'era il discorso però di utilizzare un protocollo diverso che fosse ancora più snello. In questo caso si è utilizzato l'MQTT, in cui il dato viene mandato sotto forma di diciamo messaggio, come succede un po' con Messenger, è lo stesso principio di funzionamento, stesso protocollo. E appunto qua era significativo perché snellire un po' la situazione, in quanto prima c'era lo scambio dati attraverso un file CSV, cioè venivano raccolti i dati degli utenti che andavano a conferire, mandati una volta o più volte al giorno questi dati, però il problema era ricevere il file degli utenti presenti, perché ogni giorno magari su un comune grosso gli utenti cambiavano, uno che magari cambiava comune, un nuovo utente che si univa appunto alla comunità, ed era una cosa abbastanza lunghetta da aggiornare a livello software nell'isola ecologica. In questo caso, invece, attraverso un sistema di messaggistica molto snello, cioè come lavora l'MQTT, è stato possibile ridurre
notevolmente i tempi di aggiornamento dei dati, sia verso il server centrale che verso l'isola ecologica. Quindi, secondo me, è molto significativo in certi tipi di situazioni. E anche questo è un protocollo che sta prendendo sempre più piede. Ok, grazie. Grazie, grazie Gianangelo. Proseguiamo, diciamo, con qualche ulteriore, diciamo, suggerimento di segnale applicativo. Ovviamente l'WQTT trova diciamo, interesse nelle applicazioni di scambio dati con i server cloud, quindi con Google Cloud, Microsoft Azure, e nelle applicazioni di telecontrollo soprattutto, quindi per quindi lo scambio dei dati tra le RTU e i PLC in campo con la stazione di controllo, ma in più in generale è un protocollo che possiamo definire del futuro, se non anche del presente, per realizzare le smart industry. Perché? Perché si presta per lo scambio dati in tempo reale tra tutti gli asset aziendali, quindi me, SERP, macchina. In poche parole, permette di portare informazioni utili nel posto giusto al momento opportuno. Giusto, adesso una veloce carrellata di quali sono anche le altre funzioni del nostro WPF4C, quindi la possibilità di creare un data logging. Quindi sostanzialmente di poter raccogliere informazioni, quindi direttamente da parte PLC o anche attraverso dispositivi come i contatori di energia o anche attraverso degli I/O digitali e analogici, sfruttando le espansioni del nostro FP0R. Quindi tutte queste informazioni, quindi a livello sia di, diciamo, di questi scambi dati, sia a livello di comunicazione seriale che di USB, oppure attraverso il bus o la parte Ethernet, quindi raccogliere questi dati in file CSV e di poterli poi condividere attraverso i comandi classici FTP. Anche in questo caso, per agevolare lo sviluppo, forniamo una libreria per i nostri PLC. Inoltre è supportata anche la funzione classica web server, quindi la possibilità di creare delle pagine HTML5 personalizzate per poter accedere e controllare la macchina da qualsiasi dispositivo, anche mobile, e con qualsiasi engine del browser. Per la crittografia del dato si usa il protocollo HTTPS, che permette che è un protocollo di trasferimento iperstuale sicuro. Quindi possiamo quindi sviluppare dei cruscotti, quindi delle videate, come se fosse un pannello operatore. Posso prendere il controllo operativo della macchina, quindi per esempio diciamo, dare praticamente delle istruzioni attraverso praticamente il classico, diciamo, pulsante o piuttosto inserimento dati e il monitoraggio delle informazioni. Inoltre c'è anche la possibilità di implementare dello scripting, quindi del codice personalizzato, utilizzando i linguaggi di alto livello, quindi Python, Node, JavaScript e Bash. Ovviamente questi sono linguaggi di alto livello e quindi è necessario che anche l'utente sia esperto. Ad esempio, un'applicazione possibile realizzato con l'implementazione del codice Python è stata la lettura di un codice a barre, quindi con la possibilità di appoggiare i dati su variabili di tipo stringa per essere poi elaborate direttamente dal PLC. Quindi sostanzialmente nessun codice è richiesto dal programma. E chiaramente il beneficio è stato che il costruttore di macchine ha praticamente una soluzione chiave in mano. Un'altra soluzione è quella di poter inviare dei messaggi tramite Telegram. Quindi Telegram, per chi diciamo, non lo conoscesse, è un servizio di messaggistica, quindi solamente il gemello di WhatsApp, e attraverso praticamente una libreria che è stata, diciamo, sviluppata praticamente ad hoc per realizzare questo, diciamo, scambio di messaggi tra la diciamo, stazione e diciamo, sostanzialmente il per esempio il mio, diciamo, telefonino. Un altro
importante servizio incluso nell'FP4C è il servizio di teleassistenza, quindi la possibilità di accedere da cioè, remoto non solo al nostro gateway, ma anche a tutti i dispositivi della sottorete. L'accesso è possibile farlo sia con la classica VPN, quindi praticamente utilizzando un PC, quindi che poi si connette direttamente con il server che gestisce il Corvina Cloud, per poi accedere ai dispositivi in macchina, oppure attraverso praticamente l'utilizzo dei dispositivi mobile, quali possono essere il telefonino oppure praticamente il tablet. Qui vediamo qualche esempio di quello che è possibile fare con il servizio di telemanutenzione. Quello di accesso alle pagine web del pannello operatore, l'accesso al programma del PLC, vedere anche un'IP camera, quindi connessa direttamente nel sistema, accedere alle pagine web di sistema e anche del PLC. Scambiare praticamente file attraverso comandi FTP oppure il classico controllo remoto del pannello via VNC. Quali sono i benefici di un servizio di telemanutenzione? Innanzitutto quello di limitare le trasferte on site da parte dei tecnici, quindi solamente una riduzione dei costi da parte dell'azienda, la possibilità di accedere da remoto a qualsiasi in qualsiasi momento e da qualunque parte, quindi alla mia macchina, ho la possibilità di creare una mappatura dei device, quindi la possibilità di creare una struttura organizzata con un'identificazione della posizione geografica, quindi con delle coordinate geografiche, come vedete qui solamente in questa immagine, qui solamente la localizzazione dei dispositivi. Ho bisogno di creare una gerarchia delle organizzazioni, quindi sostanzialmente di creare, un costruttore di macchina può creare una sottoorganizzazione per il suo cliente finale. Un altro elemento importante è la possibilità di creare un numero, tra virgolette, limitato di utenti che hanno un livello diverso di accesso. Per esempio, c'è un utente amministratore che può avere, libero accesso al servizio, e magari un livello utente per chi deve esclusivamente accedere in monitoraggio. E come dicevo prima, la cosa importante è che non ci sono limiti per la creazione degli utenti e si possono avere anche accessi simultanei di più utenti. Per dimostrare il servizio di teleassistenza, come Panasonic, è disponibile una demo interattiva reale che è praticamente localizzata presso il nostro headquarter in Germania, dove qualsiasi utente può avere accesso con delle credenziali predefinite. La demo è completa, come vedete, di diversi dispositivi, quindi non solo PLC, ma anche di driver, quindi con il nostro ASSEI, anche a livello di sensori, quindi in questo caso con i telemetri per la misura l'HGC, per la misura a distanza dell'oggetto, l'HGT che rileva il diametro di un oggetto e le fibre. Per dimostrarvi questa applicazione, adesso vi faremo vedere insieme al collega, il quale praticamente attraverso praticamente il link che vedete in sovrappensione si connetterà con un internet browser e inserendo queste credenziali, che sono praticamente libere credenziali, è possibile accedere a questo servizio ed interagire con la macchina reale. Eventualmente anche disponibile un video dimostrativo in cui fa vedere, ecco, dura circa 7-8 minuti, fa vedere proprio nel dettaglio come è costruita la demo. Ora lascio la parola al collega per la presentazione, per questo, per creare una dimostrazione di questo servizio. Ecco, salve. Allora, potreste usare, come diceva Mirko, queste credenziali per far vedere anche ai vostri clienti come lavora il nostro cloud. E ci sono tre possibilità. Se uno è occupato, potete usare gli altri, perché ovviamente questo vale per un ingresso alla volta. Condivido
il browser per farvi vedere appunto come si entra. Questo è il Corvina login del Corvina Cloud, utilizzo il terzo utente. In questo caso vediamo appunto il gateway Corvina Machine, che in questo caso è il pannello, non è Lay4C, ma utilizziamo il pannello che lavora nello stesso modo per il discorso cloud come Lay4C. Andiamo a connettere tutti i dispositivi e possiamo vedere anche che c'è nella stessa rete l'IP camera. Questa qua è un'IP camera Panasonic, dove è possibile vedere che cosa succede nella macchina, in questo caso la nostra demo. Però è utile, perché abbiamo avuto anche queste richieste, avere un'IP camera che punta all'interno della macchina, dove l'operatore non può arrivare, o per vedere anche che cosa sta facendo per una questione di sicurezza. Se io ci clicco sopra e seleziono la visualizzazione dell'IP camera, è possibile vedere in diretta la demo e cosa succede all'interno. Vediamo un attimo, ci vuole un attimo perché si carichi. Intanto che si carica, passiamo al lato invece proprio della demo. Posso scegliere tra collegarmi in VNC oppure attraverso le pagine web sviluppate nel progetto del pannello. Scegliamo le pagine web. Questa è la nostra demo in formato disegno, diciamo, dove si vede appunto il PLC, il servo, la tavola rotante gestita dal motore e i vari sensori. Qui a destra in basso il pannello e sopra l'Eco Power per la visualizzazione e l'archiviazione del consumo della demo. Scegliamo anche la lingua inglese. All'interno c'è anche una luce LED dove vedremo appunto che quando l'accendiamo cambia il consumo. Ci sono le varie modalità di utilizzo della demo, da random, automatico, movimentazione manuale. Qui è possibile mettere in servo on il motore e fare dei movimenti. Adesso qua non si vede appunto che gira, vedremo più avanti questa cosa. Qui fa vedere appunto le varie modalità di movimento. E qui vediamo meglio cosa succede. Se voglio fare l'homing, la ricerca di zero, premendo sul tasto si vede appunto che sta girando, sta andando a cercare il sensore di zero per poi azzerare la quota. E qui posso fare movimenti manuali e automatici, come abbiamo detto. Questa qua è la pagina dove visualizza appunto la misurazione dello spessore dell'oggetto. Nel movimentando la tavola si passa all'oggetto successivo e di conseguenza anche la misura cambia. Anche questo secondo me è molto carino da far vedere ai propri interessati. Invece in questo caso è l'applicazione della fibra che va attraverso il tasteggio, diciamo, a verificare l'intensità di luce che ritorna. In base a quello, in base a un confronto della luce che ritorna, riusciamo a identificare il tipo di materiale. Quindi cambiando oggetto cambia anche il tipo di materiale visto, cioè erano due uguali probabilmente. Vediamo, ecco, questo qua è legno e via discorrendo. Alluminio. L'altro poi sensore è l'HGC, che conoscete benissimo. In questo caso invece misuriamo l'altezza dei vari oggetti, quindi ruotando si passa all'oggetto successivo e cambia l'altezza. Vediamo se adesso si vede, eccola qua. Tornando sulla web camera, appunto, possiamo vedere quello che stavamo dicendo, stavamo vedendo a livello di pagine web. Quindi se io faccio una rotazione, vedo in diretta che l'oggetto ruota. E questo invece è l'Eco Power, che scambia in Modbus RTU i dati con il PLC, quindi posso archiviare anche il consumo. Se io accendo il LED aumenta il consumo, se lo spengo e spengo anche il servo on del servo diminuisce al minimo
del consumo della demo. Questa ultima pagina invece visualizzo l'andamento del consumo a seconda appunto di quello che c'è acceso o spento. Quindi se io accendo la luce LED, il consumo aumenta. Ecco, quindi abbiamo fatto una carrellata di ciò che si può fare e vedere attraverso il cloud. Ok, grazie Mirko. Okay, grazie Gianangelo, riprendo con la presentazione. Qui vedete sostanzialmente un piccolo, diciamo, riassunto di quello che è possibile fare con l'FP4C, quindi sostanzialmente tutte le principali funzioni, quindi un unico dispositivo che può gestire una serie importante di funzionalità, quindi dall'UPC UI all'MQTT all'FTP all'SQL, ma diciamo questa, diciamo, slide qui vi aiuta un po' così a comprendere in modo grafico cosa è possibile fare. Quindi diciamo la sua funzione è quella di non solo di raccogliere i dati, di condividerli, diciamo, verso i sistemi gestionali, che chiaramente è la peculiarità di questo, diciamo, dispositivo, ma anche quello di poter gestire la VPN e tutta la serie di gestione dei dati. Per concludere, diciamo, quali sono essenzialmente i tre elementi fondamentali dell'FP4C che si contraddistinguono? Innanzitutto la compattezza, è un, diciamo, dispositivo molto piccolo, compatto, quindi che è facilmente, quindi, integrabile anche in macchine esistenti, quindi nelle macchine diciamo, che non sono ancora collegate, quindi utilizzando un IoT gateway di questa tipologia evita di affrontare una totale riprogettazione della macchina, ma basta semplicemente quindi introdurlo e quindi fare, diciamo, delle piccole modifiche a livello di programma. E diciamo, la configurabilità, perché le funzioni sono già configurate e quindi non serve realizzare codice di programma tipo PLC. E un oggetto multifunzione, perché è un unico dispositivo che mi permette una serie di servizi, quindi, e protocolli per realizzare la convergenza, quindi, tra il mondo OT, IT, come si usa dire, e oltre che al servizio VPN per la telemanutenzione. E come documentazione, per chi avesse, diciamo così, tempo, consiglio la lettura di questi due, diciamo, articoli, che essenzialmente riassume ciò che abbiamo visto durante questo webinar. Quindi la parte IO-Link, dell'importanza appunto di gestire i dati nelle infrastrutture, diciamo, IoT, e l'MQTT, quindi la funzione publish e subscribe, e sostanzialmente il ruolo dell'IoT Gateway nell'industria 4.0. Qui trovate un piccolo flyer che magari vi può aiutare per vedere un po' le specificità di questa, diciamo, soluzione. Ecco, il webinar è terminato, e sono, diciamo, disponibili per eventuali domande, e quindi diciamo, se avete, diciamo, domande, curiosità o qualcosa che non